YouTube, benvenuti in un nuovo video. Questo è per vedere che energie ci sono in occasione della luna piena del 25 gennaio 2024. Potreste già avvertire queste energie qualche giorno prima, il giorno stesso della luna piena, oppure leggermente qualche giorno dopo. La luna piena sarà nel segno del leone, che è un segno di fuoco. Se ci dovessero essere delle situazioni che voi avete spesso tollerato, durante questi giorni vi potrebbe capitare di non tollerarle più. Quindi ci potrebbe essere un atto di coraggio da parte vostra nel cambiare una situazione e anche nel combattere. È un'energia che è molto forte e coraggiosa. Per quanto riguarda le carte, abbiamo innanzitutto quella che dice: un giusto riposo mi aiuta a sentirmi meglio e apparire al meglio. Il che significa che durante questi giorni potreste dover dormire di più oppure dormire meglio. Perché non solo vi fa sentire bene, ma vi fa apparire anche al meglio. Questa è la carta con il numero 34, un numero che potrebbe essere significativo e che mi fa pensare al 3 aprile, segno dell'Ariete, oppure 4 marzo, segno dei Pesci. Abbiamo poi la carta che dice: la mia bussola interna conosce la strada. Quindi significa che vi potreste trovare a dover prendere delle decisioni che sono significative durante questi giorni e vi lascerete guidare da quello che sentite dentro, o perlomeno questo è il consiglio che viene dato. Questa è la carta con il numero 22, un altro numero significativo, potreste vedere spesso il numero 2, specialmente ripetuto, e mi fa venire in mente il 2 febbraio, quindi parliamo del segno dell'Acquario. Questa carta dice: sono sul giusto percorso, sono divinamente guidata. Quindi abbiamo una carta che si riferisce a delle direzioni da prendere e bisogna affidarsi a quello che si sente dentro. La carta successiva riconosce di essere sul giusto percorso e di essere anche divinamente guidata ad intraprendere certe azioni. Questa è la carta con il numero 16, che nei tarocchi mi ricorda la Torre, quindi potrebbe essere legato a qualcosa di scioccante che si potrebbe verificare, qualcosa di imprevisto oppure di inaspettato. Però non necessariamente. Questo numero mi fa venire in mente il 1° giugno, quindi parliamo del segno dei Gemelli, oppure il 6 gennaio, segno del Capricorno. L'altra carta dice: libero me stesso o me stessa da pensieri critici verso il mio corpo ed il mio valore. Quindi durante questi giorni vi potrebbe capitare di essere un po' critici verso voi stessi, dovete invece cercare di essere più comprensivi e di essere meno duri nei vostri riguardi. Questa è la carta con il numero 44 che mi fa pensare al 4 aprile, quindi da capo segno dell'Ariete. Potreste vedere spesso il numero 4, specialmente ripetuto. Questa carta dice: questo è il momento di entrare in azione e cogliere delle opportunità. L'affermazione positiva che potete ripetere è: io colgo sempre delle opportunità, e lo spirito animale che potreste vedere è la mosca. Quindi significa che durante questi giorni si presenteranno delle opportunità, qualcosa che voi dovete cogliere. E è il momento di entrare in azione senza esitare. L'altra carta dice: una persona, una situazione ti sta insegnando qualcosa, ci sono degli aspetti da integrare dentro di te per arrivare ad una trasformazione. L'affermazione positiva che potete ripetere è: per me è facile imparare e migliorare, e lo spirito animale che potreste vedere è il corvo. Quindi ci sono delle cose da imparare durante questi giorni che abbiano a che fare con una persona oppure una situazione che voi state sperimentando. E bisogna integrare quegli aspetti dentro di sé perché aiutano a fare una trasformazione a livello interiore. Il corvo, tra l'altro, è un animale che si ripete, abbiamo anche la presenza del lupo. C'è la carta dei segni e sincronicità, quindi significa che durante questi giorni si riceveranno davvero tanti segni che sono particolari, si potrebbero fare anche dei sogni che sono significativi. Ci sono delle difese alte, questo concetto si ripete due volte, che voi potreste avvertire nei confronti di qualcuno oppure di qualcosa, quindi potreste essere un po' frenati. Bisogna prestare attenzione a non fare le cose in una maniera folle oppure sconsiderata durante questi giorni o irresponsabile. Non bisogna fare cose che sono in eccesso oppure che sono tossiche. E potrebbe accadere qualcosa che vi sorprenderà. Poi vedremo con i tarocchi se emerge questo dettaglio ulteriormente. Si può trattare di una notizia o di una comunicazione, di un evento, non è detto che sia negativo, può essere anche qualcosa di positivo. Però insomma c'è questo tipo di reazione. Per alcuni ha a che fare con gli spiriti, perché vedo che c'è la presenza della carta dello spirito, il che significa che potreste ricevere dei segni che qualcuno potrebbe essere intorno a voi, e in alcuni casi potreste avere un po' di paure. Bisogna fare attenzione a non avere dei pensieri che sono limitanti, occorre superarli. Durante questi giorni potrebbe essere particolarmente sviluppata la chiaroconoscenza, quindi si potrebbero ricevere informazioni su qualcosa che non si conosce, però dentro di sé si sa che è così.
Quindi è come se fosse una forte sensazione. Come messaggi degli spiriti c'è innanzitutto quello che dice: ti assisto io in quella situazione, non ti preoccupare. Quindi significa che voi non siete soli, siete protetti, siete assistiti, forse c'è una situazione che vi preoccupa oppure c'è qualcosa che voi dovete superare per cambiare e migliorare una circostanza e siete assistiti al riguardo. E questa carta dice: ciò che ti fa male ora verrà visto come una benedizione dopo. Quindi qualsiasi cosa che al momento vi dà fastidio oppure che vi crea una sensazione negativa è qualcosa che vi aiuta in realtà a fare un cambiamento ed è una benedizione perché è un'occasione per poter appunto migliorare. A livello di iniziali che sono significative durante questi giorni abbiamo la S, la W, la I, la T, la R, la Z, la K, la O, la N e la U. Si può trattare di iniziali di nomi o cose che saranno significative. Ho individuato delle parole, però se voi ne individuate altre potete scriverle nei commenti. C'è la parola sì, però c'è anche la parola no. Quindi voi siete indecisi riguardo una scelta che dovete fare oppure ci sono dei dubbi che voi avete. Abbiamo poi la parola sito, quindi qualcosa a che fare con un sito. Abbiamo anche rito, quindi rituale, forse qualcuno farà il rituale della luna piena durante questi giorni. C'è anche la parola riso. Abbiamo la parola zio, quindi qualcosa a che fare con uno zio. Abbiamo nostri, quindi qualcosa che appartiene ad un gruppo di persone. Abbiamo la parola io e abbiamo anche tu, quindi c'è qualcosa che ha a che fare con voi e con un'altra persona nello specifico. Come nome ho individuato Rosy, ho poi visto che c'è anche la parola tiro, c'è TikTok, ho individuato alcune parole in inglese come sit, sedere, poi abbiamo anche run, scappare, correre, quindi potrebbe essere forse opportuno scappare da una situazione in alcuni casi. C'è anche sun, qualcosa diventerà più chiaro perché indica il sole. Abbiamo anche win, quindi vincere. Abbiamo anche sin, che è inteso come peccato, quindi un peccato che viene commesso in alcuni casi. A livello di numeri abbiamo il numero 8, il numero 6 e il numero 4. Il numero 8 sta ad indicare l'abbondanza, specialmente dal punto di vista economico, quindi ci potrebbero essere buone notizie su quel versante durante questi giorni. È anche un numero che parla di equilibrio e del concetto dell'infinito. Il numero 6 sa indicare che bisogna cercare di spostare la propria attenzione su qualcosa che fa sentire un'energia che è più stabile e più equilibrata. Quindi se voi vi preoccupate di qualcosa che vi fa sentire instabili, dovete spostare i vostri pensieri verso qualcosa che invece vi fa sentire un'energia che è più equilibrata. Il numero 4 ha a che fare con le fondamenta, ha a che fare con la protezione. Adesso vediamo con i tarocchi. Allora, adesso vediamo che cosa accadrà in occasione della luna piena del 25 gennaio 2024. C'è la carta dell'asso di bastoni, il cavaliere di bastoni. Cosa accadrà in occasione della luna piena? C'è la carta della luna. Cosa accadrà in occasione della luna piena del 25 gennaio 2024? C'è la carta del folle. Cosa accadrà in occasione della luna piena del 25 gennaio 2024? Abbiamo il mago. Cosa accadrà? C'è la papessa, 10 di coppe in posizione orizzontale. Cosa accadrà in occasione? E abbiamo la ruota, fondo del mazzo, il fante di denari. Allora, innanzitutto vedo che c'è molta passione che emerge, quindi se questo ha a che fare con una persona, ci potrebbe essere un rapporto dove la passione è molto forte. Però se non si tratta del rapporto con una persona, sta ad indicare che ci sono delle opportunità che si presentano o che voi stessi volete creare e che vi appassionano, vi volete muovere verso le stesse. E vi vedo anche fare delle cose che sono diverse dal solito e che sono a voi in alcuni casi sconosciute. Per esempio potreste andare in luoghi dove non siete mai stati, oppure potreste fare delle cose che non avete fatto prima, perché emerge il fatto che voi vi lanciate verso l'ignoto. Potreste avere l'ispirazione di fare qualcosa, sentite molta eccitazione al riguardo, ma si tratta di qualcosa che voi non avete mai fatto
e quindi siete contenti di lanciarvi in questa opportunità. Vi sentite motivati nel manifestare qualcosa o nel farla accadere? E siete anche guidati dalla vostra intuizione, vorreste ricevere molti segni e sincronicità. Alcuni potrebbero avere a che fare con qualcuno che è manipolativo in questi giorni, non importa in quale ambito, però questa persona è brava nel parlare o nel nascondere qualcosa, cioè ha dei segreti ma non li rivela, è molto brava nel girare praticamente le cose. Si può anche trattare di voi che fate così, avete forse qualcosa in mente, soltanto che non lo rivelate e volete ottenere uno specifico risultato. Specialmente volete migliorare una situazione che è stata instabile, volete che ci sia maggiore armonia, che sia per voi stessi o che sia in rapporto a qualcuno. Andiamo a chiarire, vediamo perché c'è l'asso di bastoni per la collettività in occasione della luna piena, perché c'è l'asso di bastoni. C'è la carta del 9 di coppe e la carta del carro. Quindi vi vedo muovervi verso questa opportunità, per alcuni questo ha a che fare con incontri, con rapporti intimi in alcuni casi, e vedo che c'è contentezza, c'è un senso di soddisfazione, c'è la sensazione di qualcosa che vi rende particolarmente felici. Questa potrebbe essere anche un'opportunità che si presenta a voi, voi siete contenti, volete muovervi verso la stessa. Potrebbe essere un'ispirazione che vi arriva, che vi soddisfa e che voi volete praticamente concretizzare. Vediamo perché c'è il cavaliere di bastoni, perché c'è il cavaliere di bastoni, c'è la carta del fante di denari. E c'è la carta del 7 di spade. Quelli di voi che prima avevano paura di fare qualcosa e quindi facevano autosabotaggio, vedo che durante questi giorni sentono il coraggio di fare quelle cose. Quindi potreste decidere di fare cose che non avete fatto prima, agire in una maniera diversa rispetto a come agivate prima. E per voi si tratta dei primi passi che vengono mossi, quindi voi iniziate praticamente a fare questa cosa. Però questo potrebbe anche indicare che si fa avanti una persona che non sembra essere molto onesta oppure sincera, oppure una persona che spesso è inconsistente, specialmente per quanto riguarda la comunicazione. Vediamo perché c'è la luna, perché c'è la luna. C'è il carro con l'otto di spade. Ci sono delle paure però che emergeranno e dei pensieri che sono molto frequenti riguardo una situazione, nel senso che ci pensate continuamente. Alcuni di voi hanno paura di restare bloccati in qualcosa e di non potersi muovere, che si tratti di qualcosa di fisico oppure che si tratti di qualcosa a livello simbolico. Cioè avete paura di restare bloccati in una situazione da cui voi non potete più uscire. Questa è un po' la sensazione. Potrebbe indicare anche che ci sono delle insicurezze che vi fanno sentire un po' bloccati dal muovervi in avanti in una circostanza, oppure perché c'è confusione e non sapete come procedere, oppure se procedere in una circostanza. Vediamo perché c'è il folle. Perché c'è il folle? Abbiamo l'otto di coppe sul fondo del mazzo e la temperanza. Allora, innanzitutto voi potreste decidere di fare delle cose da cui prima vi siete allontanati. Ma ci avete ripensato? Ci è voluto tempo? E adesso vi sentite pronti nel farle? Vi potreste essere allontanati da qualcuno, però adesso sentite di voler ricominciare in quel contesto. Però per altri vedo il concetto di mollare una situazione dove è già avvenuta una disconnessione emotiva perché siete pronti per fare quel passo. Quindi si può trattare di un rapporto, si può trattare di un altro contesto dove siete pronti praticamente per fare qualcosa di diverso. Adesso vediamo perché c'è il mago. Perché c'è il mago? Abbiamo il 7 dei bastoni ed il re di spade, segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Voi potreste essere molto determinati nel manifestare qualcosa e nel combattere per la stessa, perché avete uno specifico obiettivo in mente, una visione chiara. Se qualcuno non è d'accordo, vi vedo combattere. Una persona potrebbe risultare un po' manipolativa nei modi di fare. Spesse volte potrebbe essere fredda, oppure avvertite proprio che è strategica, insomma c'è qualcosa che ha a che fare con la manipolazione. E le vostre difese potrebbero essere alte in quel contesto, cioè se vedete segni di manipolazione, le vostre difese si alzano praticamente nei confronti di quella persona e questo può avere a che fare con l'amore o amicizia, insomma per ognuno è diverso. Vediamo perché c'è la papessa. Perché c'è la papessa? Perché la papessa per la collettività c'è
c'è l'otto di bastoni e la giustizia. Ci sono delle cose che effettivamente non vengono dette e non vengono dette perché si pensa che quella sia la cosa giusta da fare, quindi ci si tiene certe considerazioni per sé oppure certe informazioni per sé. Ci sono persone che potrebbero decidere di fare silenzio nei confronti di qualcuno come forma di punizione. E quindi ci si trattiene dal parlare. Vediamo perché c'è il 10 di coppe in posizione orizzontale per la collettività in occasione della luna piena. Anche questa è una posizione quasi orizzontale. Un altro 10, quindi 10-10 è una sequenza che si potrebbe vedere spesso. E poi abbiamo il re di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione. Quindi c'è una situazione che è un po' pesante, che è associata ad un rapporto oppure a questioni familiari. E vedo che in quella situazione bisogna cercare di agire in una maniera che è responsabile, che è matura dal punto di vista emotivo e che è equilibrata. Bisogna cercare di mantenere la calma. Però spesse volte potrebbe essere difficile restare calmi in quella situazione lì, perché si avverte un peso a livello emotivo. Per alcuni c'è una situazione pesante, letteralmente con qualcuno che ha un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Vediamo perché c'è la ruota, perché c'è la ruota. Abbiamo l'imperatrice. E abbiamo il 9 di bastoni. Io vedo che tutti questi eventi che si verificano vi servono per arrivare ad una rinascita. Quindi significa che laddove voi avete avvertito dei freni, adesso le cose iniziano da capo a muoversi, non siete fermi. E tra di voi c'è chi inizia qualcosa di nuovo mantenendo delle difese alte nei confronti di qualcuno. Però nel complesso vedo che c'è un cambiamento che si verifica che porta ad un nuovo inizio e in alcuni casi anche a sensazioni di abbondanza in un particolare settore. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!